Benvenuto agli appassionati di calcio per questa puntata speciale di Scienziati nel Pallone, una puntata anteprima di Samp Campobasso, il match che si giocherà domenica al Riviera delle Palme, una partita che avrebbe potuto avere tutto un altro sapore, lo sappiamo bene, se la Samp avesse ottenuto altri risultati, ma resta comunque una partita di cartello, una partita da onorare per onorare questo finale del campionato, e a riprova di ciò il fatto che da Campobasso arriveranno oltre 1250 tifosi e in totale a riempire e a gremire gli spalti del Riviera saranno, si parla di oltre 8.000 presenze, a riprova del grande amore che contraddistingue sempre i tifosi rossoblù per la propria squadra. Siamo qui con i nostri compagni di viaggio che conoscete, il nostro tattico Walter Del Gatto. Tutti. Dalla panchina il nostro tandem d'attacco Giuseppe Buscemi, buonasera. Un saluto. E il nostro direttore Nazareno Perotti. Buonasera. Scienziati, insomma, la classifica l'abbiamo ricordata nell'ultima puntata: Campobasso 62, L'Aquila 58, Samp 54, sono 8 punti di distanza. Come la vedete questa sfida? Giuseppe Buscemi, inizio da te. 8 punti, chiaramente la possibilità di andare a 5 con 3 partite alla fine c'è ancora. Come vedi questa sfida, diciamo? Non c'è la matematica, però la vedo come una partita di cartello per la gloria, non credo di più. Poi certo, se il Campobasso fa tutti del 3 partite, tutti pass, perde tutte e 3 le partite, la Samp, le Vigne, anche perché gli avversari, mi pare c'è l'Atletico Ascoli, no? Il Roma City e Senigalli, se vince tutte, se l'Aquila resta a guardare, e allora, però, sono ipotesi, periodi ipotetici di terzo tipo per chi ha studiato le scuole medio-basse, però voglio dire, intanto una bella partita, la vediamo, la vedremo. L'ho detto l'altra volta, all'Aquila tifano tutti i Samp. Boh, chissà perché, forse per i colori, però all'Aquila sono tutti tifosi, me l'hanno detto anche i dirigenti dell'Aquila 1927. Per i colori, difficile, sono tutti rosso-blu. Chiaro, io ho fatto una esclamazione retorica, è ovvio, però rosso-blu, all'Aquila tutti forza Samp. Direttore? Dico, la partita è importante perché è una partita di cartello che si aspettava da tanto tempo. Però è importante anche a livello matematico per vincere, è importante perché mi pare di capire che per il ripescaggio, no? Innanzitutto bisogna vincere i playoff tra le quattro che arrivano dopo quello che vince il campionato. Bisogna vincere i playoff e bisogna fare più punti possibili. In questo senso la Samp Mettese sta messa abbastanza male, diciamo, con i suoi 54 punti. Quindi le 12 punti, se non altro, servirebbero per arrivare a 66, che porterebbero nella competizione, dopo aver vinto i playoff naturalmente, potrebbe essere qualcosa in più per arrivare ad essere ripescata, anche se i ripescaggi sembrano abbastanza difficili, perché l'ultima notizia, se non sbaglio, Antonio confermami, è che il Milan fa la squadra giovanile come la Juventus e l'Atalanta, per cui un'altra squadra verrà inserita in Serie C, non so in quale girone, però verrà inserita, quindi nel caso dovesse fallire una squadra di Serie C, perché i ripescaggi sono in funzione del fallimento delle squadre di Serie C, non solo in quello, no? Il caso stranissimo che è capitato alla Samp Mettese di fallire dopo essere stata promossa
dalla Serie D, insomma, penso che sia irripetibile. Quindi dobbiamo vincere, insomma, dobbiamo vincere perché per è una piccola consolazione, però, anche se tutto può accadere, perché il discorso che ha fatto Buscemi è perfetto, insomma, a livello di punti è ancora possibile, ma dovrebbero, insomma, perdere a campo basso. Adesso bastano praticamente, servono due vittorie dopo aver giocato a San Benedetto e aver perso, no? Perché se non perdo a San Benedetto i giochi sono belli che finiti, diciamo. E l'Aquila dovrebbe perdere, fare due pareggi e una vittoria, insomma, per essere ripresa. Quindi tutto è possibile, però adesso abbiamo questo obiettivo di fare più punti possibili, c'è, proprio per via di questo spiraglio che dà un'eventuale vittoria dei play-off. Poi sul tema ripescaggi, chiaramente il direttore faceva cenno alla notizia che abbiamo anche pubblicato oggi, insomma, sul fatto che il Milan ha creato questa squadra giovanile Under 23 che dunque, come Juventus Next Gen e Atalanta, andrà direttamente in Serie C. Poi c'è la regola che non possono retrocedere, non possono andare nella stessa categoria della squadra madre, diciamo così, quindi non potrebbero andare in questo caso in Serie A, però comunque fatto sta che il fatto che vengano inserite in Serie C scombussola un po' tutto il discorso sui ripescaggi, perché toglierebbe in caso un posto ad una delle vincenti dei playoff, ma poi questo è un discorso che analizzeremo meglio in futuro, anche perché ad oggi fare una graduatoria sui punteggi dei playoff è abbastanza difficile, visto che va analizzata anche la media punti, che si saprà in maniera definitiva solo a fine campionato. Direttore, dici che è ingiusto, secondo te dovrebbero partire dal dilettantismo come qualsiasi altra squadra? Sempre una città, Milano, Torino e Bergamo, sempre città come San Benedetto e tante altre. Queste, noi per iniziare in Serie C dobbiamo fare i salti mortali, questi prendono un'altra squadra di quella città e la mettono in Serie C. Ma dove siamo? Non lo so se in altre nazioni succede la stessa cosa, però no, a me non pare una cosa regolare, anche perché toglie il posto a un'altra squadra che vorrebbe stare in Serie C, però in Italia se ne fanno tante di queste ingiustizie, insomma. Quindi niente, è questo per dovere di cronaca lo dovevamo dire. Walter, certo che poi se pensiamo anche ai prerequisiti che servono in caso di ripescaggio, ci sono anche blasone, questione stadio, e questo direi che alla Samb non manca, visto che ha una media spettatori di 5.000 persone quest'anno, su per giù, forse anche qualcosa in più se andremo poi a considerare il dato di domenica. Certo che adesso non ci vogliamo pensare, perché comunque la Samb è ancora in corsa, ma aritmeticamente non è detto nulla, e chiaramente si pensa alla partita di domenica, però ecco, ci sono tanti fattori che, insomma, fanno capire che la Samb, la Serie D, li sta parecchio stretta, manco a dire. Questo è scontato, lo diciamo da tantissimo tempo, per cui non è un'ovvietà, come dice Buscemi spesso e volentieri, gli rubo il termine, però quando parliamo di ripescaggio non è, secondo me è ancora prematuro, perché sì. Il ripescaggio tecnicamente parte con il principio dell'ambivalenza, ovvero per ogni squadra ripresa dalla C se ne riprende una dalla D, quindi teoricamente già di base dovrebbero due squadre non iscriversi per poter avere la possibilità che una squadra di D venga presa. In questo caso poi abbiamo l'ingresso del Milan, della Giovanili, e quindi bisogna vedere qual è poi anche qui il concetto di ambivalenza, nel senso che se viene preso il Milan viene considerato una squadra diretta di C, di fatto non cambierebbe nulla, quindi sul fattore dei ripescaggi c'è tutto da aspettare, tutto da vedere, quindi stiamo parlando, mettendo le mani avanti, che secondo me spesso lo abbiamo fatto anche con il campionato, dicendo
dobbiamo vincere tutte le partite per riprendere il campo basso, poi la realtà è stata tutt'altra che di partite, e invece di vincerle tutte, a momenti non ne vinciamo nemmeno una. E quindi il problema di fondo, che quando ci troviamo a parlare di una partita di cartello oppure della matematica del campionato, il problema di fondo non sono i numeri che ci danno ancora, diciamo, lo spirito combattivo. Il problema di fondo è l'impostazione degli errori e della squadra che fino ad oggi abbiamo dimostrato e che non lasciano intravedere sicuramente il miracolo. Poi la partita la puoi anche vincere col campo basso, puoi fare quei punti che si dice, ma comunque vada, a noi va male, perché se perdiamo o non facciamo punti davanti a un pubblico è una sofferenza. Se vinciamo ci battiamo le mani, diciamo in dialetto ci acciacchiamo le mani, perché abbiamo gettato all'aria un campionato che potevamo fare nostro e poteva essere tranquillamente perseguito. Comunque va, sarà sicuramente una delusione. Certo è che effettivamente poi, se vai a considerare i punti persi contro le squadre di media-bassa classifica, più che contro l'Aquila, insomma, contro queste squadre, il campionato, la Samb, forse se l'è giocato proprio contro i vari Fossombrone, Atletico Ascoli, Tivoli, insomma, Monterotondo, Notaresco, sono tante, insomma, le partite dove abbiamo lasciato punti per strada, lo stesso Matese. Persi 8 punti nelle ultime 3 partite, insomma, questo è importante, quegli 8 punti che ci dividono dal campo basso. L'unica partita vinta, quella di Termoli, e sappiamo come l'abbiamo vinta, una follia del Termoli, altrimenti nemmeno quella vincevamo, quindi se andiamo a prendere le ultime 6 partite, proprio punti, ma nemmeno a pensarsi, abbiamo fatto 2 punti. Basta dire che in casa non vince dalla partita contro il Vasto Girardi per 3-0 di inizio febbraio, quindi 2 mesi. Pure una partita stando il 3-0 abbastanza combattuta, sì. Il risultato non rispettò, insomma, un po' quello che era stato l'andamento della partita. E quindi niente, che c'è poco da dire, che dobbiamo aspettare i risultati e sperare che succeda qualcosa nei playoff, almeno la logica adesso dice questo, insomma, sperare nei playoff, ma sto fatto del Milan, queste cose, insomma, secondo me sarà veramente difficile, sia per il punteggio che è basso rispetto alle altre, sia perché bisogna anche vincere i playoff, non è detto che è facile, dove ci saranno probabilmente l'Aquila, adesso in questo momento Senigallia e Roma City o Avezzano, insomma. Se il campionato finisse oggi, i playoff sarebbero l'Aquila, Roma City e Samb Senigallia, perché poi la seconda incontra la quinta. Partiamo dal presupposto che adesso riordinare le idee per fare i playoff, sicuramente la Samb può farli suoi, perché abbiamo detto che abbiamo tutte le potenzialità e possiamo ritrovare quei giocatori che ci sono mancati le ultime partite. Mi faccio riferimento al miglior Battista e al miglior Pagliari, ad esempio, l'ultima partita ci è mancato. Per cui i playoff, a prescindere dalla posizione in classifica, possiamo farli nostri in ogni caso. Io spero anche che si dica a Tomassini, si prenda da parte e dica: Tomassini, tu giochi queste 4 partite e vedo di riscattarti, visto che anche molti dicono che togliere Tomassini è stato un errore. E Tomassi, 4 partite, ti faccio giocare 90 minuti a partita. Lo fa giocare? Ah, no, sì. No, io dico. Se non gioca. Quello che si potrebbe fare. Non è lui che ti risponde sì, ma se non lo fa giocare, lo fa entrare a 10 minuti dalla fine. Questo per me è stato un errore. Comunque, certo. Dicono, qualcuno dice. Ho letto che qualcuno dice che nelle ultime partite, prima che lo mettesse in banchina, non aveva segnato. Perché è come se l'Inter adesso, dopo 4 partite che non segna Lautaro, lo mette in banchina, perché noi siamo matti proprio, dai. Andiamo a sentire adesso un'intervista che abbiamo realizzato a Gianni Bruno, giornalista di Telemolise, a cui abbiamo chiesto che clima si respira a Campobasso alla vigilia di questa partita. Un saluto a tutti. Il clima che si respira è di grande impazienza, attesa nella piazza fra i tifosi, legato a questa partita
ne prova diretta la grande migrazione di massa che si prospetta per San Benedetto del Tronto. Ci saranno oltre 1200 tifosi di fede rossoblu con i biglietti che praticamente sono stati polverizzati addirittura 9 giorni fa. Quindi, insomma, questo a testimonianza del fatto che c'è grande voglia di ritornare nel calcio che conta, nel calcio professionistico, magari farlo nella cornice del Riviera delle Palme non potrebbe accadere matematicamente, però virtualmente potrebbe accadere. Farlo lì potrebbe essere, diciamo, un motivo in più di orgoglio e di vanto per la tifoseria campobassana, con la consapevolezza però che questa è una partita difficile, che di fronte non ci sarà tutt'altro una Samp spenta e arrendevole a causa dell'estromissione dalla lotta promozione, ma una Samp comunque che è una squadra di tutto rispetto, organizzata, una squadra valida dal punto di vista tecnico e che ora, lo dicono i numeri, si trova a meno 8 dalla capolista. Quindi, insomma, questo è il clima che c'è a Campobasso, sia in seno alla squadra che sta continuando gli allenamenti a porte aperte allo stadio Avicor Stadium Molinari di Campobasso, che in seno alla tifoseria che sta vivendo, ripeto, con grande attesa e fermento queste ore che mancano alla partita. Confermo Gianni che anche qui il clima chiaramente è sì di delusione per quelli che sono stati gli ultimi risultati, però comunque è una sfida che resta attesissima, infatti è previsto un gran pienone al Riviera delle Palme per domenica. Senti, riavvolgendo un po' il nastro del film di questo campionato, qual è stato secondo te per voi l'episodio chiave, un punto di svolta, magari un episodio particolare che vi ha fatto pensare, vi ha fatto iniziare a credere di poter raggiungere la vetta? Allora, diciamo ci sono stati tanti momenti chiave. Io citerei la sconfitta di L'Aquila, perché in quella settimana, quella del 28 di gennaio, l'allenatore Pergolizzi e la squadra sono stati bravi a ricompattarsi, ovattarsi e poi ad andare incontro ad un momento positivo insomma, poi ha consolidato il primato del Campobasso, ma diciamo pure la vittoria di Senigallia con la squadra che era già prima in classifica, ma soprattutto una vittoria senza colpo ferire, con delle proporzioni abnormi, 5-2, un secondo tempo straordinario in casa di una squadra che era ed è di tutto rispetto. Infatti mi ricordo la settimana che ha preceduto la trasferta di Senigallia, si temeva molto questo avversario. Poi 5-2 sul campo è stata veramente una vittoria convincente. Quella può essere stata una chiave di volta della stagione, ovviamente sempre se andrà in porto secondo le attese del Campobasso. Individuerei questi due momenti: c'è cioè una grandissima vittoria e una sconfitta brutta, nel senso che il Campobasso è stato insufficiente, molto evanescente nella trasferta all'Aquila. Sono stati due momenti chiave, perché in uno la squadra ha saputo dare un giusto seguito ai risultati positivi, e nell'altro è stata brava a rialzarsi in brevissimo tempo. Indicativo il fatto che tu abbia individuato proprio una sconfitta come quella di L'Aquila che magari poteva lasciare degli strascichi, invece poi come fanno le grandi Sì, squadre, lì l'ambiente esatto. si è compattato ancora di più per tentare, per continuare a perseguire l'obiettivo. Senti Gianni, tornando ancora un passo indietro, quanto ha fatto secondo te la differenza del mercato di riparazione delle due squadre a confronto? Perché quello che si dice qui da noi, insomma, che gli acquisti del mercato di dicembre magari non hanno rispettato le attese. Invece, in casa Campobasso, 4-5 acquisti mirati per puntellare alcuni ruoli, proprio tra l'altro la vigilia della sfida contro la Samp del girone d'andata, perché era a ridosso di dicembre, inizio Sì, dicembre. tra l'altro in quella occasione debuttò Persichini, che andò anche a segno. Diciamo che il Campobasso è una squadra che ha tanti bravi giocatori, e ha qualche leader, come citerei, Di Filippo in difesa e Maldonado a centrocampo. Quindi uno degli acquisti più importanti a livello caratteriale è stato proprio Di Filippo.
Mentre tutti gli altri che sono stati compiuti dall'arrivo di Pergolizzi in avanti, li abbiamo contati 11, cioè praticamente il direttore sportivo Filipponi con l'avallo della società e dell'allenatore Pergolizzi hanno completamente rifatto un organico dopo l'esonero di De Filippis e Mosconi. Tanti bravi giocatori che hanno saputo dare una grossa mano, tanti centrocampisti che hanno realizzato vari gol, come Grandis che ne ha fatti 5, che ha debuttato a dicembre, ne ha fatti 2 da 3 punti, quindi insomma lui stesso ne ha dati, praticamente ha dato 6 punti pieni alla squadra. Persichini ha battuto la San Benedettese con il gol che tu sicuramente ricorderai all'andata del 3 dicembre. Lo stesso Coquen, nuovo arrivato, ha realizzato un bel gol a Senigallia. Quindi il Campobasso è fatto di tanti giocatori validi, magari non il punto di riferimento forte, il giocatore fortissimo, quello oppure il bomber, non c'è, ma tanti giocatori che hanno saputo dare il contributo. Citiamo per esempio Di Filippo, ha fatto 2 gol, di cui uno a Fossombrone a tempo scaduto, uno a Monterotondo. Lo stesso Nonni ha fatto 3 gol, Gonzales 2 gol, quindi solo in difesa siamo andati a ritrovare ben 7 gol segnati da 3 difensori. Quindi Campobasso è una squadra con tanti buoni elementi, ognuno sta concorrendo con delle marcature. Non c'è, credo a memoria, solo Bonacchi non abbia segnato, e ovviamente i portieri, e quindi è un concorso di giocatori validi. E Di Nardo, che è un buon giocatore, un lottatore in attacco, non, ripeto, non il bomber, il goleador, per ora ha realizzato 11 gol, l'anno scorso ne fece 12 a Vasto, ma è un ottimo collettivo nel quale, ripeto, non c'è il giocatore, forse il più forte non è nel campo basso, forse magari la Samba ne avrà di più, ma forse, non lo so. Città hanno entrambe avuto un avvicendamento in panchina, però in momenti diametralmente opposti. Un po' l'hai citato poco fa, l'avvicendamento di Mosconi con Pergolizzi. La TAM invece ha prima esonerato e poi richiamato Lauro alla vigilia proprio delle sfide di primavera. Quanto ha dato l'esperienza di un allenatore come Pergolizzi, che è abituato a poi a viaggiare a queste quote? Ricordiamo la vittoria del campionato a Palermo nel 19-20. Sì, tantissimo. Pergolizzi ha preso la squadra che aveva praticamente 7 punti. Tu considera che adesso ne ha 62, quindi per noti principi matematici Pergolizzi ha fatto ben 55 punti in 25 partite, insomma una media elevata da parte di Pergolizzi, che è un allenatore che bada molto al sodo, ha trovato questa squadra, non ha stravolto nulla, l'ha rifatta, sì, ma sempre sull'impianto di base tattico del 3-5-2, non ha voluto stravolgere nulla, l'ha integrata, l'ha costruita praticamente intorno alla figura di Maldonado, Serra e Grandis. Si è andato un po' in difficoltà dopo l'infortunio di Serra, datato mese di gennaio, per un fatto sia di giocatori, ma anche per un fatto di under, perché Serra è un centrocampista classe 2003 e quindi è stato un po' difficile in quella fase far coincidere tante cose, tra cui la qualità centrocampo tattica di Serra, ma anche il fatto che è un classe 2003. Sì, ci sono stati dei momenti di difficoltà, ma lui è sempre stato imperturbabile, molto bravo a fare gruppo, è un allenatore che parla un linguaggio molto semplice sia alla squadra che all'ambiente che alla stampa. E questo lo rende un allenatore probabilmente anche giusto per la piazza di Campobasso, un allenatore che sa come gestire situazioni difficili. Lo abbiamo sentito ieri, ha detto andremo a trovare un'ottima squadra di tutto rispetto, e così sarà. Insomma, queste sono le premesse giuste per San Benedettese Campobasso. Senti Gianni, quanta forza gli ha dato psicologicamente il fatto che in quelle 3 partite dove il Campobasso ha fatto mezzi passi falsi, insomma, il fatto che la Samb non sia riuscita ad accorciare, anzi ha perso addirittura un punto, quanto psicologicamente quello è stato un crocevia del campionato? Perché cioè, se non ci ha recuperato neanche in questi casi, vi ha dato ancora più forza, evidentemente. Beh, tanta Antonio, perché insomma tre pareggi di fila è un filotto negativo abbastanza lungo per chi sta in vetta.
Diciamo che alla fine l'Aquila ne ha approfittato, ma relativamente, perché avrebbe potuto anche approfittarne di più, quindi a Campobasso in un certo senso è andata bene nei confronti dell'Aquila, che rimane a 4 punti, benissimo nei confronti della San Benedettese. Sui passi falsi la squadra li ha fatti a Fano contro il Vasto Girardi e a Fossombrone, dove ha rischiato concretamente sia di perdere che di vincere, perché ha sbagliato un calcio di rigore al 96esimo, ma insomma forza morale ne ha data, anche perché gli avversari sono rimasti a distanza, ma poi abbiamo visto la risposta domenica scorsa contro il Riccione, dove Di Nardo, che aveva sbagliato il calcio di rigore al 96esimo, poi si è rifatto con una doppietta, quindi con gli interessi, ma soprattutto il Campobasso ha sfoderato una prestazione di grande rabbia agonistica, di grande cattiveria, quella che forse era mancata nel corso dei 3 pareggi di fila, che per ora sembrano essere una parentesi messa da parte. Magari una verifica in questo senso sarà fatta proprio domenica al Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. Senti, ultimissima domanda. Per Golizzi, secondo te si accontenterà del pari? Ci metterebbe la firma? Secondo me no, però in partenza, però ovviamente non si può negare che alla fine della partita potrebbe essere un risultato gradito per Golizia e per il Campobasso, però all'inizio no. Va bene, Gianni, io ti ringrazio per essere stato con noi e che vinca il migliore domenica a questo punto. Certamente che vinca il migliore domenica a Riviera delle Palme fra San Benedettese e Campobasso. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie, grazie Gianni. Hanno disegnato un cuore perché effettivamente questo sarà lo schema che servirà domenica per battere il Campobasso. Servirà tanto cuore e tanto amore per la maglia rossoblù. Intanto vi leggo un commento che ci è arrivato proprio su quello che stavamo dicendo poco fa sulla questione playoff e ripescaggi. Ci scrive Francesco Cameli: non è vero che i playoff in Serie D non sono mai serviti a nulla. Lo scorso anno la Casertana è stata ripescata, ma l'anno prima per il campionato 22-23 fu ripescata la Torres, per il 21-22 sono state ripescate Latina, Siena e Fidelisandria, oltre al Picerno che fu promosso in C al posto del Gozzano. Per il 2021 fu ripescato il Legnano, mentre l'anno prima, 19-20, furono ripescate Modena e Reggio Audace, che poi prese il nome di Reggiana. Insomma, questa è una panoramica su tutti gli ultimi 4 anni. Che non No, ci sono state appunto, mai proprio per ripescaggi. dire che, per sottolineare che di anno in anno le regole Esatto. cambiano, poi una volta viene Eh usato, sì, diciamo, un parametro, una volta un altro, quindi non è se chiaro, non è stiamo parlando possibile. di ripescaggi proprio perché ci sono stati in passato, se no non ne parlavamo. Appunto, ma poi Quindi Walter, come dicevi tu, quel principio di ambivalenza del una di C, una di D. Il fatto che il Milan poi venga inserito direttamente in Serie C potrebbe comunque lasciare uno spazio aperto, uno spiraglio per una delle vincitrici dei gironi playoff. l'ho già detto, il fatto che entri in Milan non significa oggi deprimerci che non ci siano le possibilità perché potrebbe non cambiare nulla e invece quello che conta, lo ripeto, è vincere i playoff, anche se la Torres, come diceva, arrivò terza, la Torres è stata ripescata da terza in campionato. aveva vinto i playoff? Non ha nemmeno vinto i playoff, se non credo, perché poi quando si vince i playoff e fai parte della graduatoria per prendere il punteggio che vinci, comunque poi ci vogliono 300.000 euro Ah, sì. a contributo a fondo perduto per essere ripescati. E Oltre molte poi la squadre quota che di hanno delle iscrizione. possibilità di poter essere a livello di punteggio, poi non hanno le possibilità economiche, rinunciano al ripescaggio proprio in virtù del fatto che ha un costo elevato. Qui invece Massi già ha espresso che laddove vi fosse la possibilità di poter essere pescati farebbe questo sacrificio e quindi c'è da aspettare, parleremo a momento e debito perché adesso è un po' prematuro, godiamoci la partita di Certo, domenica comunque come è vada. prematuro sia dire che ci sta, perché a me mi pare che la voce viene messa in giro che la San Benedettese punterà al ripescaggio, che non sarà una cosa difficile, ma è il contrario anche, è vero, che non è facile. Certo, poi i playoff vanno comunque giocati, Ma vanno appunto, vinti in no, caso. infatti, cioè, ci sono i pareri che dicono che
difficilissimo ripescaggio, altri dicono invece la voce che io prima di questa che avevo sentito è che il ripescaggio la Sanmetese ha molte probabilità di essere ripescata. Vediamo qual è, che cosa si dice anche che ci sono molte squadre in Serie C che magari non stanno benissimo e quindi potrebbero lasciare alcuni posti, insomma tutto chiaramente sì, è ancora da vedere. È la speranza, anche se si dice ogni anno. Gli esperti di pesca. Prima uno fa tutto l'elenco dei pescari, un esperto di pesca, confidiamo nella pesca. Sì, ma adesso la speranza adesso, poi se vinciamo domenica magari possono... Intanto Buscemi, godiamoci questa bella partita di domenica che sarà carina. Comunque una bella giornata di calcio, ci auguriamo anche sugli spalti con, abbiamo detto prima, attesi 8.000 tifosi, dunque... Sarà una partita da altri tempi. Domenica sembrerà un altro stadio rispetto a quelle precedenti. Chissà che le due curve piene. Anche i distinti stanno andando sold out attualmente mentre stiamo parlando in questo momento, quindi sì. Sarà un bel colpo d'occhio. Certo, un colpo d'occhio diverso, insomma, sia degli anni precedenti sia anche delle ultime partite, quando le curve quasi sempre, la curva sud sta quasi sempre vuota, no? C'è un precedente roseo, Nazareno, poi sentiremo l'intervista che hai fatto al giornalista di Campobasso, Luca Marracino, ce lo vuoi un attimo anticipare e poi sentiamo l'intervista. Perché quando tra noi è qualcosa da raggiungere, no? Si è stato di mezzo il Campobasso, è andato sempre bene per la Samba, insomma, quindi non... Speriamo che non c'è due senza tre, perché già mi pare di averlo detto già nell'ultima puntata dopo la sconfitta dell'Aquila, perché il Campobasso in una, che era quarto in classifica, con 2-3 punti di stacco sulla quinta, quando in Serie A andavano quattro squadre, venne a San Benedetto, perse e da lì addirittura... E finì, non so, sesta, settima, addirittura andò in Lecce in Serie A quell'anno lì, che esattamente 40 anni fa, il primo aprile 1984, si giocò Samba Campobasso 2-0, gol dei due gemelli Fiorini, gemelli gol, li chiamavamo Fiorini e Faccini, e l'altra purtroppo in concomitanza di un evento tragico quale il Ballarin, l'incendio del Ballarin, che la Sanmenettese poteva avere, oltre il grave danno, no, di tutto quello che è successo, ne poteva avere anche un altro tecnico, diciamo, perché se il Campobasso vinceva a casa del Rende, andava a pari col Campobasso. Poi la Sanmenettese, dopo quella tragedia, gli sarebbe toccato di fare lo spareggio proprio per il Campobasso. Quindi il Campobasso, diciamo, che ce l'ha regalata quella promozione. Speriamo che si ripeta la cosa, dai. Allora, noi ci salutiamo, chiaramente poi lunedì faremo come sempre la puntata post partita, tutti i temi di Samb Campobasso. Io do il saluto ai nostri scienziati e ci lasciamo con in chiusura l'intervista al giornalista di Campobasso Network, Luca Marracino, e diamo un saluto ai nostri web spettatori. Appuntamento, come detto, a lunedì. Allora, siamo con Luca Marracino del giornale del network Molise Network, del giornale Molise Network, con il quale vogliamo parlare dell'importantissima partita che si giocherà domani, domenica, a San Benedetto, tra San Benedettese e Campobasso. Due squadre gloriose, un passato importante, San Benedettese un po' più importante del Campobasso, però... lo dicono i numeri. Lo dicono i numeri, appunto. Poi le farò vedere magari una classifica di quando, con una sconfitta a San Benedetto, il Campobasso perse le possibilità di salire in Serie A. Era il primo aprile 1984, no? Giovane, sì. Lo ricordo. Io sì. No, lo ricordo, ero giovane, ma lo ricordo. Lo ricordo, segnarono Fiorini e Faccini per la San Benedettese. Senti, la partita di domenica, siete preoccupati più per la San Benedettese che potrebbe avvicinare o per un'Aquila che invece potrebbe arrivarvi a un punto, diciamo, no?
Obiettivamente più per la seconda, perché ecco, all'inizio campionato io credo che tutti gli addetti ai lavori avevano indicato come possibili squadre vincitrici del campionato appunto Campobasso, San Benedettese, L'Aquila e anche il Chieti. All'inizio era accreditata tantissimo, no? Dagli addetti ai lavori. Però gli accadimenti delle ultime domeniche ci hanno detto invece che la corsa, lo sprint finale probabilmente sarà a due tra Campobasso e L'Aquila, considerati gli 8 punti che sono tanti a 4 giornate dal termine del campionato. Per cui, ecco, rispetto alla domanda che mi ha posto, io direi piuttosto che bisogna essere neanche preoccupati, però bisogna fare attenzione soprattutto al ritorno dell'Aquila. Sì, io ho già scritto, perché il calcio è strano, eh. Io ho già scritto che le speranze sono mettete in pratica, non ce l'ha più, però affidandoci al calcio che è strano, tutto può succedere, arrivare insomma a... Sicuro, fino a quando non è condannata dalla matematica, c'è sempre speranza. Sì, perché arrivando a 5 punti poi ne sarebbero 9 a disposizione e Campobasso deve vincere almeno 2, insomma, Certo, come l'Aquila d'altra parte, quindi anche l'Aquila poi deve vincere sul campo, Sì, perché sì, una sì. cosa è dirle e parlare, è una cosa poi andare in campo e giocarsela con tutte le squadre, perché poi abbiamo visto quanto è difficile questo campionato. Non, nessuna partita è scontata. Il Campobasso, sì, tranne la partita di domenica che ha vinto nettamente contro il Riccione, veniva però da 3 pareggi consecutivi con 3 squadre che assieme al Matese occupano le ultime posizioni di classifica, per cui partite che magari sulla carta erano abbordabili, ma poi si sono rivelate difficilissime, no? In pratica, riassumendo, il Campobasso ha perso le occasioni per vincere già da adesso il campionato e la San Mettese di raggiungerlo. Esatto, questa è un'analisi perfetta, è una sintesi perfetta. Perché San Mettese ha fatto un pareggio e 2 sconfitte nell'ultima partita, quindi praticamente ha perso 8 punti su 9, insomma, Sì. che sarebbero stati utili per giocarsi questa partita di domenica, insomma, con più speranza, perché Sì. comunque vedo che venite oltre 1.000 persone vengono a San Benedetto, no? Sì, dovrebbero essere 1250, almeno questi tagliandi messi a disposizione dalla SAMB ai tifosi del Campobasso, della società del Campobasso. So che però la curva che ospiterà i tifosi del Campobasso avrebbe potuto ospitare un numero anche maggiore, no, di tifosi, però per questioni legate all'ordine pubblico, credo ai parcheggi, no, quindi situazioni logistiche hanno impedito alla questura, alla prefettura di Ascoli Piceno di allargare insomma, la platea dei tifosi ospiti, per cui sì, il dato 1250 è confermato. Quindi vabbè, comunque la curva già con 1250 se c'è la possibilità di farsi sentire lo stesso, no? 1250. Sì, no, ma sarà una partita. Ecco, lei prima all'inizio intervista ha fatto riferimento al passato glorioso di queste due società, la San Benedettese che ha disputato 21 campionati in Serie B, il Campobasso qualcuno in meno, ne ha disputati 5, però sono comunque società che hanno calcato campi importanti e campionati importanti. E quindi vedere una partita di Serie D con circa 8/9.000 spettatori, io credo che sia un qualcosa di unico. Che meriterebbero, in pratica le due città meriterebbero di stare perlomeno in Serie C. Dico perlomeno perché Ma minimo, minimo. la Serie C per la San Benedettese è stata sempre un po' il purgatorio, diciamo. Non è stato mai il paradiso, diciamo. Quindi, infatti, negli ultimi campionati C, insomma, è arrivata sempre playoff, e due l'ha persa, insomma, all'ultimo momento, sia con Sì. che un'altra occasione con il Cosenza, diciamo. Quindi, senta, invece la società com'è a Campobasso? Perché anche voi avete subito nel passato tanti presidenti Certo. poco raccomandabili, come devo dire, no? L'ultima esperienza proprio è quella del Campobasso, l'ultimo campionato di Serie C 3 anni fa, campionato che il Campobasso
aveva disputato in maniera egregia, si era salvato tranquillamente, però poi appunto a causa di vicende dell'allora società il Capobasso è sparito dai radar del calcio professionistico, quindi ha dovuto iniziare da zero. È entrata questa nuova società capeggiata dal presidente Matt Rizzetta che assieme a tutto il suo staff devo dire che sta svolgendo davvero un ottimo lavoro. Il primo anno è arrivato subito alla vittoria del campionato di eccellenza, quest'anno sta facendo benissimo, è sotto gli occhi di tutti. È una società che ha ambizioni anche per il futuro, certamente non vuole fermarsi qui e nonostante sia il presidente e il suo staff più stretto, diciamo, di stanza negli Stati Uniti, perché operano lì di fatto, non ha mai fatto mancare questa società la vicinanza alla squadra. Noi in pratica durante tutto il campionato abbiamo potuto osservare in tribuna, comunque anche in allenamento, la vicinanza, la presenza dei rappresentanti della società, sia nella persona del presidente stesso Rizzetta che del vicepresidente Nicola Cirincione o di altri componenti dello staff. E questo è importante e significativo, cioè una società che ci tiene, che vuole stare al fianco della squadra anche se opera oltreoceano. E questo chiaramente ha ridato anche la fiducia e la speranza ad una tifoseria che era rimasta molto delusa dagli accadimenti di qualche anno fa. Ma il calcio professionismo va così, diciamo, a tutti i livelli. L'importante è trovare il rappresentante straniero, tra virgolette, che sia serio, no? Tutto lì, insomma, quello che è Giusto, pare che questo sì. Campobasso, come mi dice, insomma, sia una persona che vuole effettivamente portare, perché tanto le squadre sono tutte in mano agli americani Ah sì, ormai, o i cinesi. o i cinesi. A parte la Serie A, il Cesena per esempio in mano prima a due americane, adesso un'americana, ha stravinto il campionato di Serie C. San Benedetto c'è una società di casa e come molti si auspica da tempo, però dopo bisogna anche conciliare il essere di casa con l'economia. Il calcio oggi è un'industria, lei me lo insegna, e non è semplice gestire società, soprattutto più si va avanti, più aumentano i costi, i cartellini dei calciatori, le trasferte, la gestione proprio degli staff, insomma, aumenta tutto. Non è semplice gestire con budget e con bilanci a volte non eclatanti, e quindi ecco, ci vuole una sana gestione. Quando si trova, come dice lei, un giusto presidente, una giusta società che sa badare bene ai bilanci senza fare spese folli che poi non portano a nulla, ecco, allora magari ci può essere credibilità e sostenibilità in un progetto Certo, adesso la voce è andata via, com'è? È sportivo. andata via un attimo la Mi voce, sente? perché poi le sono due città, come diceva San Bettese, la Serie C, se vai in Serie C, il Campobasso, insomma, non si accontenta di fare campionati, diciamo, di basso livello, di lottare per la retrocessione, anche se per andare avanti servirebbe anche all'inizio pensare più al settore giovanile a fare squadre di un certo livello, come diceva prima, i giocatori adesso costano, quelli che vengono in Serie C, se sono bravi, scendono in Serie C, vogliono i soldi, perché se no Certo. c'è da riformare un po' la mentalità, eventualmente, almeno che l'americano vostro magari c'è la possibilità, no, di ripartire pian piano e risalire a quello che è. Cambiano perché è la Serie B quella che porta, insomma, questa squadra ad avere il suo posto Certo. ideale, che non è che ci nascondiamo dietro un dito, perché sia San Bettese che Campobasso non accetterebbero mai lottare per la retrocessione. Vabbè, chiaro, cioè. Eppure Campobasso non sta in Serie C quando è arrivato, prima di fallire. si era posizionato praticamente a ridosso della zona playoff, per cui aveva disputato davvero un bel campionato, tranquillo, utilizzando tantissimi giovani. Quell'anno è stata la società che ha utilizzato di più i giovani, quindi anche avrebbe potuto e dovuto beneficiare del minutaggio, no? Quindi anche di risorse importanti messe a disposizione della federazione per questo discorso del minutaggio. E poi invece è andato tutto male. Ma per ritornare al discorso di prima,
quella era la strada, cioè l'utilizzo di giovani promettenti che in Serie C hanno la possibilità di mettersi in vetrina, in mostra, per poi arrivare a palcoscenici più importanti. Dirlo prima, diciamo, prendersi 2 o 3 anni per fare poi l'occasione, sì. senza andare... Sì, esatto, perfetto. Esatto. Con spese che poi... Folli, che poi non portano a nulla, svuotano solo i portafogli, insomma, delle società, che poi magari hanno difficoltà l'anno successivo ad approntare una squadra dignitosa. Passando al campo, i tifosi come sono ottimisti o hanno un po' di timore di questa Sammettese, che è il nome importante, è una squadra che i giocatori importanti anche presi a gennaio, però che non hanno dato quello che si sperava. Invece il campo basso mi pare che con la campagna acquisti di gennaio si è rimborsata veramente, diciamo, no? Sì, allora, intanto, vabbè, dire che non temono la San Benedettese i tifosi non sarebbe assolutamente vero. La San Benedettese è una signora squadra, l'ha dimostrato nonostante qualche passo falso, per cui è una partita che va presa con la giusta concentrazione sia dalla squadra e anche appunto i tifosi sanno che verranno a San Benedetto a vedere una squadra di tutto rispetto. Detto questo, sì, è vero, con Pergolizzi, perché voi ricorderete che all'inizio campionato sulla panchina del Campobasso c'era Mosconi. Dopo un inizio traballante, la società ha deciso subito di correre ai ripari e quindi sostituirlo con Rosario Pergolizzi, un tecnico davvero esperto, profondo conoscitore della categoria, che è appena arrivato a Campobasso si è trovato di fronte anche questo scenario, cioè una squadra anche importante, però che doveva essere sulla quale appunto bisognava mettere mano, quindi bisognava decidere chi tenere, chi mandare via e chi altro acquistare. Non è stato un periodo semplice quello lì, però devo dire che Rosario Pergolizzi ha dimostrato tutta la sua professionalità e la capacità e ha dato il suo contributo poi al direttore sportivo, al presidente, affinché venissero individuati quegli elementi che potessero effettivamente rinforzare la squadra. E in effetti è stata fatta una campagna acquisti di tutto rispetto, che ha consentito poi al Campobasso di scalare le posizioni, recuperare il terreno perso fino a riconquistare il primo posto. Per chiudere un po' di rival, no? Questa era la classifica, non so se riusciamo a farla vedere. Ecco. Mm-hmm. Non so se... Sì. Dopo la sconfitta del Campobasso a San Benedetto 40 anni fa, che ci impedì quarto con 2 o 3 punti di distacco, che prima con 2 punti di vittoria erano danni sulla quinta, con la sconfitta fu raggiunto dal Pescara, poi addirittura sì. andò in Lecce, che stava sesto, settimo in Serie A. Questa però non me la doveva far rivedere questa classifica. Vabbè, sì, ma anche detto che i nostri. Che il Campobasso ha avuto poi un'altra circostanza dove non ha approfittato di un passo pazzo da San Benedetto. Non so se quando sa dell'incendio che è successo a San Benedetto. Sì, purtroppo sì, purtroppo sì. 7 giugno 81, sì. San Benedetto se vinceva andava sicuramente in B, però se pareggiava, pareggiando avrebbe dovuto fare lo spareggio del Campobasso che giocava a Rende, non aveva nessuna ambizione in Rende, pure pareggiava. Sì. Sì. Vabbè, questo è il calcio sportivo, però quella fu una vittoria sì. Diciamo, pareggio, una vittoria del campionato che purtroppo nessuno piace ricordare certo, per quella disgrazia. è Invece, una vero. cosa, insomma, che voi avete avuto un capitano che poi è stato sfortunato, no? Scorrano, che io quando sono venuto l'ultima volta a Campobasso, non quest'anno, ho visto che c'era una sua figura sulla curva. C'è ancora? Sì, le spiego anche il perché. Quella curva è intitolata proprio a Michele Scorrano, lo storico capitano del Campobasso. Anzi, proprio nei giorni scorsi c'è stata una consultazione popolare per capire a chi dovesse essere intestato lo stadio e a chi i vari settori. Ebbene, la popolazione di Campobasso si è espressa in maniera molto chiara e netta e lo stadio è stato intitolato al presidente storico Antonio Molinari, famoso presidente dell'epoca della Serie B del Campobasso, mentre la curva nord appunto allo storico capitano Michele Scorrano. Ecco perché c'è anche quella gigantografia del capitano. 15 anni dalla sua morte, mi pare. Come, io non mi ricordo, come un incidente, mi pare.
No, 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 è morto per cause naturali, però in effetti la curva era già intitolata a lui e adesso c'è stata soltanto questa consultazione che poi ha sancito in pratica diciamo quella che era anche il desiderio dei tifosi e della Mi ricordo popolazione. 3 anni fa quando San Bettese vinse il Camminato di Dicera, mi ricordo sta Sì, foto vero, vero. di Scorrano. Vabbè, come vogliamo concludere? Dicendo che vinca il miglior, però io spero la Samba, spero il Campobasso. Ovviamente, però alla fine concludiamo, penso, con una mediazione, con una via di mezzo. Speriamo che sia veramente una bellissima giornata di sport e che vinca lo sport. Al di là di tutto, può sembrare una frase fatta, però alla fine Samba e Campobasso sono due tifoserie, due società che si sono sempre rispettate. Non è mai successo nulla di particolare fra queste tifoserie e fra queste due società, per cui speriamo davvero che al di là di come andrà adesso, possiamo rivedere ben presto in campi che contano, quindi sui terreni di gioco del calcio professionistico, sia il Campobasso che la Samp. Questo è l'augurio che io faccio al Campobasso, ma che faccio anche alla Samp. Potrebbe giocare per il pareggio il Campobasso, secondo. Ma sa, oddio, io. Penso, cerco di entrare nella testa di Pergolizzi, non credo che dirà ai suoi ragazzi di giocare per il pareggio, perché sono quattro finali queste e devono essere affrontate con la caparbietà giusta, con la voglia di vincere, di portare a casa il massimo del risultato. Poi per Golizzi siamo passati a Scolano, quindi qua da Ascoli. Sì, vero, vero. Va bene, la Vero. ringrazio, poi magari le faccio avere, noi lo mettiamo nella trasmissione questo, poi lo mettiamo anche, Sì. era oggi, così lo faccio vedere, poi domenica spedisco anche su WhatsApp il giornale, questo che ho fatto Perfetto. prima, dove c'è la pagina interna tutta dedicata a quel giornale che io, perché io e mio fratello siamo un giornale Espresso Rosso Blu che dal 1977 ha seguito tutte le partite della San Mettese. Io Bellissimo, complimenti. ho fotografato quelle pagine, così quando le mando il giornale in PDF lo può vedere. Bene? Perfetto, la ringrazio. La Grazie a te. ringrazio e complimenti e in bocca al lupo a tutti. Certo.